Due italiani su tre non si piacciono. Non soltanto a volte non si piacciono fisicamente, vedono dei difetti nel loro corpo, ma proprio non gli piacciono dei lati del loro carattere. Due italiani su tre. Non gli piace il loro modo di pensare, non gli piacciono i loro sensi di colpa, non gli piacciono le loro paure, non gli piacciono le insicurezze. In fondo, alla domanda che io faccio spesso nei gruppi del giovedì, che cosa vorresti cambiare? Quasi tutti rispondono: vorrei cambiare il mio carattere. Vorrei cambiare qualcosa del mio passato che non ha funzionato, o degli errori che ho fatto che magari rindondano ancora adesso dentro di me. E ci si dimentica la cosa più importante, che mentre io valuto di me che cosa non va bene, in realtà sto attuando un pensiero omologato, cerco di assomigliare agli altri. Ma Fiorella è mite, ma Giovanni invece è una persona molto più sicura di me, ma Roberto invece è una persona che sa stare al suo posto, io invece perdo spesso la pazienza, ma cerchiamo di assomigliare. Imparare a volersi bene è esattamente il contrario. È accogliere, adorare, amare i propri difetti, quelli che noi chiamiamo i difetti. In questo numero di Rizza noi mostriamo molte storie di persone che inizialmente vedevano il loro attacco di panico come il loro nemico, vedevano certe puntellature del loro carattere come qualcosa di ostile. In realtà, analizzando bene, quell'attacco di panico, quella ostilità che arrivava, era un messaggio che davano, per esempio, a un partner che non volevano più vedere, ma che non avevano il coraggio di dirlo. Molte volte dentro di noi ci sono dei saperi profondi che si esprimono con i disagi. Si esprimono magari con un attacco di tristezza, con un attacco d'ansia, con la voglia di fare cose che sono trasgressive. Allora bisogna imparare, e questo è importante per stare bene con se stessi, ad aver cura come se fossero le nostre sorelle, i nostri fratelli, di quel lato di noi che rifiutiamo, l'ombra, l'ombra. E bisogna dirsi la frase magica su cui è costruito tutto questo numero di Rizza: io vado bene così e non c'è niente da modificare. Vado bene così come sono, con tutte le tonalità della mia affettività. Vado bene così come sono, lasciando le cose esattamente come sono. Allora l'inconscio si affida al sé, cioè all'essenza che mi caratterizza, e sarà lei a scendere in campo senza che nemmeno io me ne accorga. Teniamo presente che il sé è un campo di energia, così sottile ma così vasto, come dicevano i taoisti, che da solo è in grado di condurre la nostra esistenza. Non c'è niente da cambiare. Bisogna farsi condurre da qualcosa di sconosciuto, come un sogno. L'energia maggiore del cervello è nel mondo dei sogni. Quindi fate quello che fanno i bambini più di tutto, sognate, sognate a occhi aperti, sognate di essere un avventuriero, sognate di essere una principessa, sognate di essere un animale che galoppa, sognate di essere una persona differente, travestitevi, sognate il travestimento, in quell'uscire, distrarsi da quello che noi crediamo il nostro lato peggiore, allora apriremo le porte a tanti volti di noi. Ma sempre dovremmo tenere con noi, come compagno di viaggio, tenere al nostro fianco quel lato brutto che non ci piace. Allora quel lato brutto, come diceva Rilke, può diventare veramente una principessa, può diventare veramente l'amico misterioso che nei momenti difficili ci darà l'energia per risolvere i problemi che ci possono assillare. È che è un numero di Rizza, secondo me, che ha coinvolto in modo veramente affascinante tutta la redazione. E come sempre cerchiamo di dare dei consigli pratici per uscire dai problemi, avendo cura di se stessi, che è la cosa più importante.